Ciao, benvenuti e bentornati sul mio canale Tarocchi Polvere di Stelle. Oggi volevo fare un video per i single. Quindi, per chi è single da tanto tempo, per chi è single da poco tempo, vediamo quali novità ci saranno per voi a breve. Abbiamo tre varianti: il coniglio, il bambino e l'orsetto. Fate la vostra scelta. Se avete bisogno di più tempo, stoppate il video. E noi andiamo a iniziare con la variante del coniglio. Ok. Allora, variante coniglio. Qui io vedo che voi uscite da un momento molto infelice della vostra vita, state incominciando ad assaporare una sorta di vittoria, una sorta di libertà, state valutando il vostro lavoro in maniera molto assiduo al vostro percorso, lo state proprio valutando in ogni minimo dettaglio. Direi che qui avete lavorato molto bene, ma voi non siete ancora sicuri di questa cosa, lo state valutando proprio in ogni minimo dettaglio. Qui si ha una voglia di stabilità, si ha tanta voglia di una stabilità, ma si ha paura ancora. Qui si tengono ancora delle difese molto alte, anche se si sta incominciando a lasciare certi meccanismi mentali che si avevano avuto finora, meccanismi che voi stessi avete ritenuto comportamenti errati. Qui vedo però come dare un freno a un cambiamento. Qui vedo ancora comunque molta paura di cambiare. Vediamo comunque se ci sono delle novità a breve per voi. Per la variante single del coniglio. Se mi uscite così, io vi prendo. Novità a breve per il single della variante del coniglio. Novità a breve per il single della variante del coniglio. Qui io direi che avevate proprio me lo diceva anche il 10 di coppe, comunque una relazione stabile, probabilmente qua c'erano anche dei figli. Qui si vuole andare avanti, ma si ha paura. Io ragazzi non so quanti di voi saranno contenti, quanti di voi ci sperano, io qua ci vedo però un ritorno. Ci vedo proprio un ritorno netto, vedo delle conversazioni, degli incontri con questo vostro ex fidanzato, ci saranno dei cambiamenti. Lo troverete cambiato anche proprio nel modo di rapportarsi con voi. Vedrete che non sarà più una persona così tanto orgogliosa e fondamentalmente, questo voi è quello che avete atteso per un sacco di tempo. Qui la novità è che vi ritorna qualcosa di vecchio, un po' modificato. In versione 2.0, vi direi, per sdrammatizzare la cosa. Sì, queste due prime carte mi erano cadute, io avevo già iniziato a mescolare, a porre la domanda, quindi ho deciso di tenerle. Se non avessi posto la domanda, ovviamente no.
Ma mi è uscita proprio la carta della riunione e quella che è l'Imeneo nelle Sibille rappresenta il due di coppe, quindi proprio un'unione, un matrimonio. Io qui, ragazzi, sì, vedo comunque che voi avete lavorato tanto, probabilmente vi siete anche date delle colpe sulla fine di questa relazione. Ma qui io direi che le vostre tese sono finite e io qua a breve tempo ci vedo un ritorno. Vi dico, ci saranno degli incontri, delle conversazioni, noterete dei cambiamenti, probabilmente sarete anche un po' titubanti nel credere in questo cambiamento vero e proprio, ma la vostra attesa è finita. La persona arriverà anche in maniera molto improvvisa, non ve l'aspetterete dalla situazione in cui nasce il tutto, è una situazione che per voi è anche una situazione un po' che non vi darebbe l'impressione che possa succedere tutto da lì. Io spero che la maggior parte di voi siano contenti di questo, e per chi aspettava il nuovo, mi dispiace. Con questo salutiamo la variante 1 del coniglio e passiamo alla variante 2 del bambino. Vediamo qua che cosa ci dicono. Qui anche stiamo uscendo da un periodo buio, quello che era nato probabilmente come qualcosa di bello è finito anche in un tradimento, c'era un giusto lavorare insieme, costruire insieme. Qui vi siete presi un lungo periodo di pausa, direi. Qui avete sofferto tanto per l'allontanamento di una persona, ma probabilmente questo allontanamento questa sofferenza l'avete trasformata nel vostro punto di forza. Vediamo quali novità ci sono a breve per voi. Per la variante 2, novità breve per il single della variante 2. Ci saranno novità a breve. Per il single della variante 2 ci saranno novità a breve. Allora, io qua invece ci vedo un qualcosa di nuovo. Ci vedo un qualcosa di nuovo. Dopo un qualcosa che vi ha destabilizzato molto o ha destabilizzato questa persona, perché comunque io qua ci vedo proprio una separazione legale. Qui comunque vedo che la cosa vi destabilizzerà un po' dell'arrivo di questa persona, ma qui c'è amore. Qui c'è amore, questa persona probabilmente è una persona più grande di voi, è probabilmente una persona con un buon lavoro, una persona comunque sia affermata nel campo lavorativo, è una persona che ha una sua stabilità economica, una sua stabilità di casa probabilmente. Diciamo che secondo quello che mi arriva da queste carte, questo incontro arriva proprio in un momento dove non lo state neanche cercando. Qui non siamo in cerca di nulla, aspettiamo. E questo incontro improvviso arriva. Vi destabilizzerà un po', probabilmente con questa persona avrete anche qualche piccola discussione iniziale, quindi diciamo che tutto
ma non vi farà pensare a questa storia, a questo inizio. Inizio che comunque con questa persona ci sarà. Inizio direi proprio di una relazione sana. Qui ci vedo proprio un qualcosa di vero e concreto, un qualcosa che si sviluppa anche molto velocemente comunque. Qui sì, ragazzi, qua ci vedo proprio un incontro nuovo. Fatemi sapere, lasciate un like al video, lasciate un commento se non l'avete fatto, iscrivetevi e passiamo alla variante. L'orsetto, vediamo cosa ci dicono qui. Allora, qui ci dicono che probabilmente c'era anche un qualcosa già di importante. Diciamo che state iniziando ad assaporare la vostra libertà qua. State guardando i lati positivi di questa nuova vita, la state proprio valutando in maniera diversa. Qua stiamo lasciando andare gli attaccamenti del passato, ci vogliamo buttare in una nuova relazione, sperando che sia la relazione di una vita, una relazione comunque dove ci sarà tanta passione, ma vogliamo costruire. Vediamo quindi. Qua stiamo iniziando proprio adesso, sì, ad assaporare questo senso di libertà, di gratificazione personale. Qui stiamo iniziando a vedere germogliare i frutti del nostro lavoro, ciò che abbiamo seminato nel tempo. Vediamo se ci saranno novità a breve per voi della variante 3. Per i single della variante 3, quali novità in amore? A breve vi aspettano per la variante 3, per i single della variante 3, quali novità in amore li aspettano a breve. Allora, ragazzi, anche qua io ci vedo un ritorno. Qui stiamo ancora lavorando molto su noi stessi, abbiamo atteso questa persona per una vita, una persona, una vita per tanto tempo. Abbiamo questa persona, una persona comunque sia molto gelosa, molto possessiva, ci farà una sorpresa questa persona. Ci vedo anche c'è il viaggio e il messaggero vicini, quindi direi anche degli incontri e delle notizie, forse scritte. Probabilmente dopo un incontro anche casuale, fondamentalmente, perché comunque mi è uscita anche la consolante sorpresa, quindi potrebbe anche essere un incontro casuale, non aspettato, non cercato, non voluto. Qui anche io ci vedo proprio un ritorno. L'unica cosa, io qua vi dico di stare attente perché comunque questo senso di gelosia, questo senso di possessività, questa persona non l'ha perso. Voi vi state ricostruendo comunque. Diciamo che voi avete lavorato perché questo ritorno avvenisse. E la vostra costanza, il vostro lavoro vengono premiati. Qui non mi dà un inizio, un qualcosa di una relazione, mi dà solamente questo incontro casuale, di una persona che voi avete atteso, in maniera con molta speranza, lo avete atteso e qui non avete neanche cercato di essere, lo avete atteso direi con molta dignità, stando proprio al vostro posto in disparte. Io qui vedo proprio, sì, questo incontro casuale
dei messaggi e poi degli altri incontri. Però sì, vedo comunque un qualcosa, non mi dà, vi ripeto, un inizio, ma mi dà comunque questi incontri con una persona del passato. Con questo è tutto. Vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Lasciate un like se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Ciao ciao!